Episodio 3, parte 2. Ricordi. Lian è nei guai. L'elicottero è stato colpito ed è arrivato a fatica alla zona d'atterraggio. Non so quanto riusciranno a resistere, il che vuol dire che Hargrove e io dovremo sbrigarci. Edison è sicura che i materiali mancanti della Chem Synth siano qui, ammesso che esistano ancora. Ma Edison è sempre stata sicura di tante cose. Cosa ci fa lei qui? È venuta fin qui dal Perù solo per nascondersi? Sta ancora scappando da qualcosa? O da qualcuno? Da me, forse? Dal progetto Dark Mirror? Dannazione, voglio solo delle risposte. Arrivati, li vedi? Tutti i miei assistenti, Martinez incluso, pensavano che le piante che stavamo coltivando venissero raccolte nella foresta. Ma le avevate trovate nei dintorni? Sì, crescevano dappertutto. Di qua, quello è l'ufficio da campo della Chem Synth. Forse Martinez ha spostato i miei dossier il giorno in cui è iniziato l'attacco. Qua, prendi questa. Cos'è? La mia unità di comunicazione di riserva. Muoviti solo se te lo dico io. Cercherò di attirare la loro attenzione mentre tu raccogli le piante. Ok, Edison. Diamoci da fare. Vado a raccogliere le piante. Coprimi. Vai! Sto sanguinando. Stai più attenta. Mi hanno colpito! Ringrazio il cielo di essere viva. Ho preso la prima pianta. Mi hanno presa! Non posso fermare le pallottole. Ma guarda! Sto sanguinando! Stai più attento! Era l'ultima pianta, le altre sono state distrutte. Gabe, ce l'ho fatta! Non lasciarli entrare! E l'obiettivo è mio! L'avete finito? Envia aiuta! Envia una truppa! Vediamo se c'è ancora qualcuno che mi fanno il colpetto finale. Gabe, ho cercato dappertutto, ma qualcosa non va. Sto per uscire. Aspettami lì. Ci vediamo alla porta. Allora, Gabe, cosa ti ha portato fin qui? Non può essere solo per aiutare la Chem Synth. Cercavo alcune risposte. Su chi? Lo sai. E se non ci fossero risposte? O almeno non quelle che vuoi sentire? C'è qualcosa da raccogliere qua? Che potrebbe esserci qualche documento nascosto, qualche cosa. Cioè, tipo, qua non mi fa salire, vero? No. Però lì sopra sì. Boh, vabbè. Non c'è più niente.
Che succede, Edison? Andiamo, voglio controllare qualcosa nella mia stanza. Bene, muoviamoci. In fretta, prima che ne arrivino altri. Troppo tardi. E questo chi è? White Scorpion, situazione? Sono dalla mia parte, chiudo. Ma White Scorpion non era morto? Posso fermare le pallottole. Sto sanguinando. Stai più attenta. Bene, andiamo. Da questa parte. Hai un bel medipack. Gabe, andiamo. Sono ancora lì. Un attimo, un attimo. Fammi pigliare munizioni. Ringrazio il cielo di essere viva. Fammi pigliare munizioni. Ma porca puttana, madonna! Come, madonna, si gira come un pezzo di legno, si gira. Gabe, andiamo. Madonna, che brutti comandi, Carusi, veramente sono bruttissimi. Non è sicuro. C'è solo un qualcosa di inguardabile. Cioè, veramente, proprio non si muovono. Ah, ecco, vedi? Si ci andava dopo da questa parte. Sono ancora lì. Ma che fanno? Salgono? Ah, ecco, vedi? Sono ancora là fuori. Sì, ma se mi fai passare. Più attenta. Non è sicuro muoversi. Madonna, che comandi. Necessito aiuto. Cioè, è pazzesco. La serratura è rotta.
Non capisco cos'ha questa serratura. Finora non mi ha mai dato problemi. Sembra che sia rotta o bloccata. E quindi che dove va? Mi appare cura. Grazie, Gabe. Nessun problema. Apri mobile. Vedo che hai ancora quella vecchia coperta. Dai, come fai a ricordartela? Era di mia madre. Mi ricordo un sacco di cose. Ok, ce l'ho fatta. So che ti ricordi, Gabe. Mi dispiace. Vuoto. Tutti i miei dossier sono spariti, ma almeno ci restano queste. Affermativo, è in fretta. Gabe, mi dispiace. Sì, l'ho già sentita. Portiamo il culo via di qui. Teresa. Le forze di pace dell'ONU stanno iniziando l'assalto. Vado subito al punto di inserzione. Su ogni documento c'è la tua firma. Ve l'ho detto, ero il capo della sicurezza. Dovevo firmare tutto. Ci stai nascondendo qualcosa e lo sai. Cos'è il progetto Dark Mirror? E perché la sezione rossa lo vuole? Io non mi occupavo delle ricerche. Senti, so soltanto che il nostro gruppo ha trovato delle piante rare, le ha coltivate e analizzate per ragioni commerciali. Per quel che ne so, la ChemSynth stava lavorando a un nuovo tipo di DDT, un pesticida che avrebbe messo fine alla fame nel mondo. E perché la sezione rossa vorrebbe un pesticida? Io me ne vado. Dacci un paio di minuti. Li stanno facendo fuori tutti. Io procedo. Sono a 20 metri dal punto di inserzione. Cos'è successo, Edison? Vi ho detto tutto quello che so. Lo sai di che cosa parlo? No, non lo so. L'agenzia è cambiata. Io sono cambiata. No, non potevo andare avanti così. Non ce la facevo. L'hai lasciata andare. Ci nasconde qualcosa. Lo so. L'NSA la sta pedinando. Se trovano qualcosa, lo sapremo. Abbiamo due tracce. Numero uno. L'MI6 è impegnato in un'operazione di sorveglianza a Kaliningrad. Hanno scoperto un giro di contrabbando che va dai confini della Polonia fino a Kaliningrad, dove le merci vengono vendute alla mafia russa. L'MI6 è sicuro che la sezione rossa sia coinvolta. La nostra seconda traccia è qui, in Bosnia. Da 3 settimane le forze di Zimovic stanno occupando una fabbrica di armi abbandonata, ma non sono da soli. Ecco. Sezione rossa. Proprio così. Le forze di pace dell'ONU sono pronte ad attaccare, ma credo che non sappiano in che guai si stanno ficcando. Liam. Tu fissa un incontro con l'MI6. Io andrò in Bosnia. Ok. Quanto tempo abbiamo prima dell'attacco dell'ONU? Abbiamo 48 ore. Le forze dell'ONU hanno fatto irruzione. Io vado dentro. Buona fortuna. Grazie. Ne avrò bisogno.